non è che piace più di tante battute e barzette che il direttore e il conta quel passa fra i reparti, come per dire che vedeo che simpatico che son, che on, bon, non le trova così comiche, certo, e poi le conosce già. Però visto che rider non costa niente, visto che tutti i suoi colleghi si sganassa, lo fa anche lui, perché sa che sì, che insomma, conviene sempre essere un fialecchino, che è sempre meglio tenersi buone certe persone, i capi, i spezie, quei che comanda, là in fabbrica poi. La vista che a ridere e a dir sempre di sì, si fa più strada, è più facile far carriera, e allora capì la regola e si adatta, in coro, manco duro è il lavoro. Roberto non le trova così irresistibili le barzellette e le battute che il direttore racconta quando sosta fra i reparti, come se volesse suggerire a quelle maestranze: vedete che simpatico sono, che buon uomo. Non le trova così comiche, certe poi sono anche vecchie, però dato che ridere non costa nulla, dato che tutti i suoi colleghi si scompisciano, lo fa anche lui, perché sa che sì, che insomma conviene sempre essere un po' yes man, che è sempre meglio tenersele buone certe persone, i superiori specialmente, quelli che comandano. Lì in fabbrica poi ha constatato che a ridere e ad annuire si fa più strada, è più semplice far carriera, e allora, capita quella regola, vi si adatta, in coro, meno duro il lavoro.